Salve popolo di YouTube e bentornati nel mio canale, io sono Gabo97Forever ed oggi siamo giunti finalmente al termine di questa serie su Need for Speed Most Wanted, una serie che ha coronato l'inizio stesso del mio canale e che oggi è finalmente giunta a conclusione. Guardate caso, poi tra l'altro la conclusione arriva anche più o meno con la fine dell'anno, quindi ne approfitto per augurarvi di trascorrere delle bellissime, felicissime feste natalizie. E direi di non perdere altro tempo perché abbiamo ben 5 gare più un inseguimento finale tra i tornanti contro la polizia. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito. Eccola qua la nostra cara BMW M3 che ci è stata fottuta all'inizio gioco da sto maledettissimo pezzo di merda di Razor. Ecco qui la gnocca, perché la gnocca ci sta sempre, poi lei viene sempre qui a dar consigli molto utili del tipo guarda che Razor ti puoi aspettare di tutto. Questo qua ogni tanto dà qualche sguardo al culo di lei, non so se avete notato un po' la simpatia dell'avversario. Guardate, guarda come gli guarda il culo sto guardone. Peccato Razor che il prossimo culo che vedrai sarà quello della mia macchina, ma per tutto il tempo. Cari signori, ho una piccola sorpresina per voi e ve la presento, il mio caro mostro, la mia Carrera GT, che mi avete chiesto in tanti. Sono riuscito ad acquistarla e a potenziarla al massimo. E quando dico massimo, intendo massimo. Quest'auto darà merda a Razor in più momenti, come da merda la vecchia Lamborghini. No, vi assicuro che è un puro concentrato di potenza questa macchina. Raggiunge velocità veramente molto assurde. In questo tipo di gara, per chi già le conosce, l'importante è praticamente passare gli autovelox alla velocità più alta possibile. Già vedete che qua già un po' di merda gliela stiamo tirando. E zona tornanti, porca troia pick up, già cominciamo bene. Beh, anche Razor però ci va addosso, complimenti. Ok, altro casello, passiamolo subito, 293 all'ora, mamma mia siamo delle bestie con sta macchina. È una cosa indomabile. Però diciamo che il controllo è decisamente, ma nettamente migliore a quello della Lamborghini. Veramente, sono due cose assai differenti. Oh mio Dio, porca troia! Altro autovelox lì in lontananza, passiamo alla galleria. Mamma mia, ok, andiamo un po' a impattarci contro il muro, ma frega cazzi proprio. Tanto adesso non avremo autovelox per qualche metro. Oh mio Dio, guardate la minimappa, ha fatto un bellissimo incidente il nostro avversario. Vedete, a fare i cazzoni si paga sempre. Svedinos, mamma mia, 283 all'ora in curva. Dannazione! Lì in lontananza lo stiamo raggiungendo, 311 km orari, mamma mia che bestia. Oddio, e siamo giunti al traguardo. La prima gara, proprio in maniera più easy di così non poteva essere, l'abbiamo sorpassata facilmente. Passiamo subito al secondo evento, che potrebbe farmi rage quittare come una troia. Le drag race, dannazione. E siamo qui sulla linea di partenza, no, mi sto cagando le mani di sopra. Devo prendere confidenza nuovamente con i comandi delle gare drag. Poi la macchina cambia stravelocemente, ha veramente dei rapporti corti qua con le marce, è soprattutto per il fatto che è strapotenziata, quindi ci mette un nulla a salire di giri. Oddio, furgone schivato, Dio mio, mi è venuto un infarto istantaneo. Qui dobbiamo fare una cosa del genere. Oddio, no, oh non ci credo, al primo tentativo, a 269 km orari, neanche male. Oh mio Dio, finalmente abbiamo fatto questa gara. Credo che sia la più preoccupante delle tutte, conoscendo la mia simpatia per le gare drag. Ok, siamo sulla linea di partenza. Stiamo sgasando anche qui come dei pazzi. Vai di nos, che è una goduria. Guardate come spara via nitro dai quattro marmittozzi. È qualcosa di incredibile questa macchina. Siamo a ben oltre 300 all'ora in autostrada, sparati come non mai. Caro mio amico Razor, mi stai proprio leggermente in culo. Lì intanto camion che fanno incidenti completamente da soli. Che belle cose. Dio Razor, stammi almeno un chilometro alla larga. Ma dannazione macchina gialla! Frena. Che cazzo sta succedendo? Oh mio Dio, ma che cazzo! Ti prego, levarsi dalle scatole. Oddio, godo. Ok, prendiamo saggiamente i tornanti, vi prego, non voglio fare cappellate proprio adesso. Oddio, prevedo curvette assassine, assai inculatrici. Macchina, no, dai, non slittare con la pioggia. Caro Razor, ti metti a fare le cazzate con le auto del traffico, ne paghi le conseguenze. Oh mio Dio, stiamo correndo come dei beduini sotto la pioggia, dobbiamo assolutamente fregare Razor, dai, corri. Sì, signori, madonna che schivata al pick-up, mamma mia, ci è mancato nulla. Anche questa gara vinta e portata a casa. Ed eccoci qui, adesso dovremo andare ad affrontare una gara abbastanza lunghetta di tre giri. E cazzo, Razor, e mollala di fare il bastardone. Macchina verde, Dio santo, veramente ti auguro la peggio lebbra. Quello ci recupera con nulla, cazzo. Era veramente molto potente la nostra BMW. Madonna, se tiene testa una cazzo di carrera. Frena, ti prego. Saltino in vista, prenderlo con saggezza e anche con un po' di cinematica. Porca trotta.
cotta, salmonata. Madonna, te sei veramente un pezzo di ok, Razor, oggi proprio... Ah, incidenti, non è la sua giornata. Perché non facciamo un bel salto in città? Che battuta di merda. Dio, vai di nos, vai di nos, vai di nos. Saltino. Ma che cazzo sta succedendo? Oddio! Best trick shot ever! Io certo che fa un po' paura andare a 270 all'ora su una strada del tutto urbana. E un giro portato a termine. Oddio, vai col nos, madonna. Sparati più che mai e macchine verdi sempre in mezzo al cazzo. Ho schivato il guardrail, vai, vai, vai. Ma che cazzo! Wow, nuovamente salto in città. Andiamo bene alla curva, prendila bene, prendila. Che schivata, no, 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 macchina. Madonna, te i tuoi impiantamenti. Oh, altro giro portato a termine, abbiamo l'ultimissimo. No, qui dobbiamo stare attentissimi, ma veramente tanto. Vai col cazzo di nos. Dio, proprio scavalchiamo veicoli, derappando in aria, cose che... inimmaginabili. Ma che cazzo fa? Ma tenta di incularci in qualsiasi maniera. No, 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 no. Odio ste cose che verso la fine della gara ti supera. No, 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 signori, signori, io col cazzo che ripeto una gara da 6 minuti, è un brutto pezzo di... Ok, dai, dai, ultima curva, ultima curva. Non impiantarti macchina. Dai, sì, lì al traguardo e caspita, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, anche questa gara portata a termine bene. E adesso abbiamo l'ultimo, e ripeto, ultimo evento, che sarà un'altra bella gara sprint. E qui ci sarà da scannarsi come non mai. Linea di partenza di un circuito che sarà lunghissimo, penso almeno, essendo l'ultima gara del gioco, uno si aspetta qualcosa di impossibile. Quindi diamoci subito da fare. Ok, 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 ok. Diciamo che voglio dar merda subito a Razor partendo a cannone su ste stradine. Io veramente parto, me la squaglio, arrivederci, ci si vede in vacanza. Oddio, 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 oddio. Che schivate, no, me la stavo vedendo bruttissima. E ci hanno buttato in autostrada, bebello. Cazzo, deviazione. Sembrava troppo bello far la gara solo in autostrada. Oddio, 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 oddio. Vai, 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 macchina, non fare scherzi. Quanto cazzo stai indietro, Razor? Ma gli stiamo facendo mangiare la merda al triplo strato. Vai via, vai via, vai via. Qui secondo voi è meglio prendere la scorciatoia, ma anche se sfondiamo... Ma che cazzo di parte di circuito è sta qua? Tutto un zigzag. E Dio spigolo, vai via così. Attenzione qui che gli spigoli uccidono. Via via via, proprio curve di precisione. Oh cazzo, furgonetta! Sì, schivati. Ma che guarda che grandi figli della gioia. Ti fanno fare tutti sti cazzo di giretti e girettini. Ma darmi un bel rettilineo dove sfogarmi, no? E altra curva, madonne, madonne. Qui distruggo la frizione, il cambio, le sospensioni. Qualsiasi cosa possibile inimmaginabile. Cazzo, via cabine telefonica. Il traguardo lo intravedo, è lì, è lì, è lì. Macchine, volevate voi farmi gli scherzoni? Ti prego, macchina, non impiantarti. So che la tua tentazione è far quello, ma... Ti prego, sii seria. E mamma mia, siamo arrivati! Zona del Luna Park. Si festeggia, proprio in tutti i sensi. Abbiamo battuto Razor! Abbiamo finito il gioco! Anzi, no, aspetta, c'è l'inseguimento finale, porca puttana. A discutere con Razor. Che poi è un mezzo tappeto adesso che vedo. Proprio un tappeto, eh. Oddio, ci sta minacciando. Dice che se vogliamo riprenderci la macchina ce le dovremo prendere le chiavi. È arrivata la gnocca della situazione. Serve sempre a qualcosa. Oh mio Dio, quanti cazzottoni. Cazzo, è vero, lei è un agente sotto copertura. E ce l'abbiamo leggermente nel culo, credo, in questo momento. Oh cazzo, qua in vista. Oddio, non arrivano le corvette cazzute. Oh sì, signori, è ritornata la BMW. E ci ha appena parato il culo. Grazie, grazie. Ragazzi, diamo il via alle danze. Questo è l'inseguimento finale. La parte che porterà alla conclusione di questo epico gioco. E adesso sarà veramente uno scontro contro la polizia, anche contro cazzo, quindi diamoci da fare. Ed eccoci qui con uno degli inseguimenti finali. Siamo qui sulla nostra fottutissima BMW M3 e prima dovremo scappare da tutta questa bellissima polizia che ci sta inseguendo e poi scappare anche dal capo di tutti loro. Quindi veramente meglio di così non poteva andare. Bello, neanche 20 secondi di gara e già 55.000 euro pizzati sulla testa. Bellissima cosa, eh. Porco il cazzo, livello di ricercato 6. Neanche fossimo lati tanti. Salto, mamma mia, epico. Con un cazzo di SUV dietro che se ci prende ci fa vedere i sorci azzurri, neanche verdi. Tanto qui sfondiamo un posto di blocco. Sì, cazzo, scavalchiamo tutto. Noi possiamo, siamo pro. Mamma mia, ma...
Madonna, ma quanta gente! Permesso, grazie. Signori, direi di buttarci in autostrada. Forse la via più semplice per scappare. O forse no. Oddio, che cazzo succede? Oddio, dell'elicottero! Ma che inchiappettamenti ci stanno in sto gioco? Signori, che cazzo è? Un rif party? Madonna, cos'è tutto sto casino? Ma che cazzo, c'ho l'esercito contro! Uccidiamo un poliziotto in una maniera assolutamente epica. Addio. Ok, signori, siamo riusciti a scappare in pratica dalla polizia per ora e dobbiamo subito avvicinarci al punto di estrazione, quello da cui dovremo scappare. Dimmi, hanno aperto? Sì, la strada è aperta! Possiamo scappare, signori! Abbiamo gli ultimi metri che praticamente ci stanno separando dal finale della storia. Mamma mia, sta strada da quanto che la volevo percorrere. Ci stiamo avvicinando verso la fine. Oh, cazzo, questo dovrebbe essere l'auto del nostro avversario. Abbiamo il ponte! Mamma mia, che salto, signori! Ecco la strada verso la libertà. Oddio no. Adesso arriverà il cazzuto, credo. Il bastardone di quel nemico. Eccolo lì, guardatelo. Proprio offesissimo. Siamo riusciti a scartarlo. E adesso possiamo completamente scappare verso la libertà. Cari signori, la serie qui è finita. Abbiamo finalmente concluso questo gioco. Ci fanno persino le congratulazioni perché abbiamo vinto tutte le gare. E cari miei signori, veramente... spero vi sia piaciuta questa serie su Need for Speed Most Wanted. Se vi è piaciuto anche questo video, vi invito a lasciare veramente un gran bel like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Vi auguro nuovamente delle buone feste. Trascorretele al meglio, ragazzi. Spero che ci vedremo il prima possibile con un nuovo video. E tra poco dovremmo anche cominciare, non tra molto, adesso dovrei comunque organizzarmi per far cominciare la serie su Far Cry 3 Blood Dragon. Un gioco che ci farà spaccare tutti quanti dalle risate. Detto questo, bella ragazzi!